Andiamo a vedere un altro nodo che può essere utile in alcune situazioni. Questo nodo si chiama nodo farfalla e ha la particolarità che per essere fatto non c'è bisogno di andare a toccare il dormiente o il corrente da nessuna delle due parti della corda, viene fatto praticamente a metà. Allora, per fare questo nodo come si procede? Prendo la corda e faccio una prima asola, rifaccio esattamente lo stesso movimento, faccio una seconda asola, quindi praticamente ho un 8 che si è venuto a formare qui dentro. A questo punto cosa devo fare? Prendo la testa della prima asola, la faccio passare sotto e la faccio rinfilare all'interno della seconda asola che ho creato. Siamo presi un po' più di corda così siamo più comodi a lavorare. Allora, questa parte qui dovrà fare il giro qua sopra e poi andare a uscire di qui. Sopra o sotto non cambia, basta mantenere lo stesso ordine, quindi sotto e dentro. Quindi entra dentro se stesso, dentro l'altra asola. Eccolo qua, 1, 2, 3 e ci siamo. Fatta questa asola qui, ho la possibilità ad esempio di attaccare qui un moschettone, di appendermi direttamente. Per farlo non ho bisogno di andare a toccare le altre parti, quindi possono essere i capi estremamente lontani da me, ma ho lo stesso la capacità di riuscire a fare questo nodo senza grossi problemi. Un utilizzo pratico che se ne può fare è quando abbiamo una corda sistemata da qualche parte, ma ad esempio ci rendiamo conto che in questo punto si sta rovinando, si sta sfregando, si sta tagliando. Fatto il nodo a farfalla in questa maniera, che rimane abbastanza resistente, ho la possibilità di escludere una parte più debole della corda. È un utilizzo, cioè non è il massimo della vita, non vuol dire che vi salva in qualsiasi situazione, però diciamo se momentaneamente quando vedo che magari ho un danno su una corda posso cercare di isolare il problema in questa maniera. Rivediamolo un'altra volta. Prendo il punto che voglio fare il nodo. Una prima asola, una seconda asola un pochino più grossa e adesso questo si piega. Passa da qui e entra qua sotto, quindi uno sotto e lo faccio passare in mezzo ad entrambe. Eccolo qua. Uno, due, tiro. Nodo farfalla.